Bilancio partecipativo del Comune di Campobasso. Questa mattina gli scrutini delle votazioni del progetto finanziato dal Comune per 35.000 euro. 8 i progetti in valutazione. A vincere il progetto Cucito ad arte per voi dell'associazione Libera Luna Onlus con 186 voti. Un bel momento di partecipazione democratica, ha dichiarato così Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, ai nostri microfoni. Insomma, è stato un bel momento di partecipazione democratica e perché no di attaccamento della comunità a quella che era un'intenzione che poi abbiamo tradotto nel bilancio partecipativo che era del nostro programma elettorale. E davvero è stato bello vedere quasi 900 persone partecipare, esprimere una preferenza. Speriamo che poi l'anno prossimo questo possa aumentare la partecipazione dei cittadini, però è sicuramente un segnale la voglia di partecipare alle scelte dell'amministrazione, che era poi il nostro obiettivo. Vince il progetto, sponsorizzato da Libera Luna Onlus. Al secondo posto si è collocata invece la Casa Pistilli, il progetto della Casa Pistilli, per uno scarto di quasi 10 voti, però insomma è ovvio che adesso cercheremo di dare attenzione, seppure in modo diverso, a quelle che sono tutte le altre iniziative progettuali che sono state proposte. Visibilmente emozionata la presidente dell'associazione Maria Grazia La Selva, un progetto creato per le persone che ci hanno sostenuto, ha dichiarato. Perché ci hanno sostenuto veramente in tanti gruppi di persone, associazioni, e noi questo progetto l'abbiamo creato proprio per le persone che ci hanno sostenuto. Vogliamo creare un centro di aggregazione per i giovani e per le persone adulte, anziane, per mettere tutti insieme e lavorare a quelle che sono le tradizioni del tessile molisano. Abbiamo anche un valore aggiunto che sarà la collaborazione di due stiliste. Madonna, che emozione! Due stiliste dell'associazione Artamo, che è stata appunto, è nata da circa un mese, e tutto il gruppo Libera Luna. Io vi voglio ringraziare tutte ragazze, perché veramente c'è stata una grande condivisione, e per Libera Luna la vittoria è questa, non è solo realizzare il progetto, ma aver avuto un grande consenso da parte delle persone che ci conoscono.